Sono partite dalle mille emozioni, tante occasioni. Alla fine il pareggio è arrivato proprio al 92esimo, dopo che il Cesena era ripassato in vantaggio al 90esimo. Una squadra decisa a non mollare fino alla fine. Sì, una partita ben giocata da entrambe le squadre, quindi credo sia venuta fuori la partita che tutti si aspettavano sotto certi aspetti, quindi siamo stati premiati alla fine grazie alla nostra caparbietà, al nostro modo di crederci fino alla fine oggi, quindi ci fa piacere di questo, però come ho detto da allenatore mi dà il rammarico delle due o tre partite precedenti dove abbiamo perso punti, e questo sicuramente ci deve far riflettere un po', quindi contentissimo per oggi, come ho detto ai ragazzi, però c'è grosso rammarico per i punti lasciati in precedenza. Resta tutto aperto comunque, perché le altre non hanno corso oltre, sono arrivati pareggi. Sì, la matematica ci tiene ancora in corsa, quindi grazie anche ai punteggi delle squadre avversarie, quindi di questo ne siamo consapevoli, quindi fin quando la matematica ci darà la possibilità noi saremo sul campo a lottare, lo faremo domenica prossima contro il derby col Giulianova, lo faremo l'ultimo di campionato a Sant'Arcangelo, quindi questa è la nostra mentalità e quindi la portiamo avanti. Mister, è stata una girandola di emozioni, prima avanti voi, poi il pareggio all'89esimo sembrava fatto, è arrivato il pareggio in pieno recupero, a un certo punto di questa partita addirittura eravate anche promossi matematicamente. Purtroppo sì, l'amarezza è tanta, siamo stati purtroppo poco lucidi, poco cattivi, non dovevamo prendere il gol alla fine ancora, però purtroppo il calcio è questo, capita e niente, andiamo avanti. Adesso la Pasqua e poi dopo due gare per coronare il sogno. Sì, abbiamo altre due partite per cercare di raggiungere l'obiettivo. Non possiamo fare, non ci sono altre strade, è solo questo.